Dal 1 agosto al 6 settembre è allestita nell'Ecomuseo Feltrificio Crumière di Villar Pellice, nel Torinese, la mostra Il verismo francese e le scuole piemontesi, esposizione di incisioni ottocentesche che documenta l'entrata del realismo francese in Italia e in particolar modo in Piemonte. La rassegna è stata presentata a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa. Abbiamo offerto la nostra disponibilità a condividere un piccolo pezzo del percorso di questa mostra che viene organizzata a Villar Pellice, perché la regione ritiene che la cultura non possa essere soltanto appannaggio, diciamo così, delle grandi città e delle grandi istituzioni culturali, ma debba rappresentare un fenomeno diffuso per tutti i territori della provincia metropolitana. Questa mostra, che inaugurerà il 1 agosto, soprattutto in occasione del Sinodo Valdese, sarà un'occasione con le incisioni dell'Ottocento per visitare anche la Val Pellice, i territori dei Valdesi, insomma un pezzo straordinario della storia della nostra regione. La nostra mostra, Il verismo francese, le scuole piemontesi dell'Ottocento, porta e descrive attraverso importanti incisioni d'autore, tutte originali, e quindi ha un rilievo particolare, e così come hanno un rilievo particolare gli autori che sono in mostra. Ne cito qualcuno, tanto per Corot, D'Aubigny tra i francesi, il nostro Fontanesi. Quindi la mostra è assolutamente di grande rilievo e di grande importanza.